Corso Vittorio Emanuele, 2 mesi fa circa, sono venuti a chiedere ad Antonello Spissu, un ristoratore di uno dei tanti ristoranti Mori che ci sono nel corso, qual è la situazione dei parcheggi e del traffico. 2 mesi dopo, cambiato qualcosa? No, non è cambiato niente, siamo al punto di partenza. Il fatto sussiste tuttora, la gente non trova parcheggio, lavori in corso in tutti i via Mameli, via Lemerello, via Le Fra Ignazio e siamo penalizzati. Noi, tutti i commercianti qui del corso, purtroppo, nonostante ci siano i lavori in corso dall'inizio del corso sino al porticato di via Barabanda ed è chiuso per lavori, ma quello già lo sapevamo, ci sta perché devo realizzare il lavoro, però il fatto che la gente non possa più accedere dal largo per entrare nel corso è una vergogna, perché la gente c'è il vero problema del parcheggio e molte volte lasciano gli anziani, li scaricano, i bambini e poi se ne vanno, si spostano perché non trovano parcheggio, sono costretti ad andare via le Trieste, via le Trento perché non c'è più parcheggio, non danno più servizio al corso, l'hanno penalizzato. Ecco, ci sono delle lamentele anche a stampace alta e dicono che praticamente dal loro punto di vista di commercianti e residenti il fatto di una lunga parte del corso pedonale è un'idea sbagliata dal suo punto di vista. Dal punto di vista del fatto che la gente non possa accedere al corso, ma sapevamo già che questo devono definire i lavori e sono ancora in corso e le strade sono bloccate, la gente non può accedere nel corso, solo esclusivamente passando da via Mameli a via Carloforte, ma molti non lo sanno. Quando arriva specialmente gente di fuori si trova a disagio perché il corso è penalizzato. Quindi il corso era meglio quando passavano le auto? Tutto, passavano tutte le auto, c'era il parcheggio, passava il pullman, è un disagio, il corso l'hanno penalizzato. Non so, questa situazione aggrava tutti noi commercianti che esercitiamo l'attività e le attività, tutti in qualsiasi settore, ci penalizza. Punto e basta.